Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Allora, oggi sono qui sul balcone soltanto per iniziare il video in una location diversa, ma in realtà poi andremo in casa, di là, dove ho la libreria, perché ho intenzione di sistemarla, perché non mi ci stanno più i nuovi acquisti. E ho pensato di farlo insieme a voi, quindi avrete un sistemare la libreria insieme più bookshelf tour, proprio perché appunto andremo a farlo insieme. Quindi ci rivediamo di là. Questa è la libreria e come potete vedere qui ci sono libri un po' dappertutto. E inoltre questi libri no, resteranno lì, sono tipo da regalare, ma questa pila di libri dobbiamo farcela stare in qualche modo. E come vedete di spazio non ce n'è, però ad esempio qui ci sono dei libri di cucina che andrò a togliere e cercheremo un'altra sistemazione, piuttosto che vedrò questi manuali che sono miei cosa farne, alcuni libri per bambini che ci sono qui, cercherò di spostarli in un'altra piccola libreria. Quindi adesso vedremo cosa possiamo fare. Innanzitutto io direi di partire con questo ripiano, che è quello della letteratura russa. Ho deciso che questi due tenderò a tenerli così, ma per tutti gli altri vorrei metterli in ordine di casa editrice. Voglio provare a fare questa cosa. Questi due tendo a tenerli, diciamo, invece tutti insieme, perché sono i miei due ambiti di studio, quindi anche i libri universitari sono qua dentro, quelli che leggo per l'università ovviamente di letteratura, perché invece il ripiano universitario l'ho già messo a posto con alcune cosine nuove che vi farò vedere, e questi libri invece mi sono stati prestati, quindi devo ridarli, quindi poi questi se ne andranno via e questo è il mio cobo. Ma appunto dicevo, questi due vorrei tendenzialmente tenerli così, ovviamente sistemandoli, ovviamente cercando di mettere questi libri da qualche altra parte, perché questi sono i miei libri di studio. Comunque adesso cercherò un posto dove mettervi e andremo a sistemare un po' insieme. Ragazzi, mi sono spostata all'altra libreria, non so se si vede dall'inquadratura, ma penso di sì, e ho tirato fuori dalla libreria, quella che c'è in corridoio, quella grossa, questi libri qui, che sono tutti libri per bambini ma che non vogliamo buttare. Per ora sono riuscita a mettere da parte, da vendere, soltanto 4 miei libri universitari e un libro di quando eravamo piccole, che aveva dovuto acquistare mia sorella, che ha un piccoli brividi, che a me non è mai piaciuto. Quindi Munita di Swiffer, che non mi fa impazzire perché ovviamente cattura la polvere ma è inquinante, ma vabbè, inquinante nel senso che fa spazzatura rispetto al panno normale, però ce l'ho a casa. Vado a spolverare il tutto. Questo poi ragazzi è il mio libro preferito in assoluto di quando ero piccola, I musicanti di Brema, bellissimo, se non l'avete mai letto dovete recuperarlo. Questo chiedo se è da vendere. E pensate, questi due invece me li ha regalati mia sorella quando ero piccola, perché ero malata, e me li ha regalati in due tranche diverse, dolcissimi. Comunque vorrei farceli stare qua, perché di là occupano spazio, detto che anche qua di spazio non è che ce ne sia molto. Però andiamo a vedere cosa si può fare. Questo chiedo se si può vendere. Questo per il resto direi che rilasciamo qui. Allora, questo innanzitutto andiamo a metterlo qua dentro. Questo da qui si può spostare. Ok. Ok, qui ce l'abbiamo fatta. Cioè vedete, questi sono tutti libri per bambini. Questi due rimangono qua sopra solo per il semplice motivo che sono troppo grossi. Questo è un puzzle sull'Egitto se non sbaglio. E questo qua invece, che adesso andiamo a spolverare,
È bellissimo. Oh, scusate, la ciabattina. Bellissimo. Ah, e questi sono tutti storielline per ogni giorno. Ok, io spero che voi qua vediate, se non me, la parte sopra della libreria e iniziamo ad andare a mettere a posto. Allora, questi ovviamente sono i miei tre libri di Baricco, adorati. C'è mia sorella che ride soltanto perché vi ho messo nell'armadio delle borse. E quindi questi qua. Poi abbiamo Le intermittenze della morte di Saramago, sempre in edizioni Feltrinelli. Edizione Feltrinelli abbiamo qualcosa di Verga, Malavoglia. Poi qui invece ne abbiamo un po' che, opla, questo non deve succedere. Abbiamo Un'estate con la strega dell'Ovest. Cronache di un venditore di sangue, L'opera al nero, che avevo iniziato a leggere, non mi era piaciuta, ma devo assolutamente ridargli una possibilità. E Essere senza destino, che è un libro sui campi di concentramento e mi aveva particolarmente colpita e influenzata. Poi, magari mettiamoli anche un po' in ordine di colorino, che non mi dispiace. Poi abbiamo Robin Norwood, Donne chiamano troppo, che però non è mio, non l'ho mai letto, quindi magari anche metterli in ordine così potrebbe essere una buona cosa per leggere i libri che non ho letto in libreria. Poi abbiamo, questo bello, bello, bello. C'era una volta la DDR, questo l'avevo letto per, cioè la DDR. L'avevo letto per la mia, non so se mi vedete, tesina di quinta superiore, mi era piaciuto molto. Se volete leggere qualcosa sulla divisione Berlino-Est, Berlino-Ovest, come si viveva Berlino-Est, molto bello. E lo voglio qua. Ok. Conan Doyle, Uno studio in rosso. E poi, a dir la verità, abbiamo quelli di letteratura russa, che adesso ci penserò se metterli lì, perché comunque qui, vedete, non mi ci stanno tutti, quindi magari questi vado a spostarli qui, ma all'inizio, in modo da avere una sorta di proseguimento dello scaffale. Non so se si è capito, spero di sì. Adesso faccio la prova, poi vi faccio vedere il risultato e vi dico se mi piace. Ok, allora questo è il risultato finale, quindi abbiamo Pushkin, Gogol, Dostoevsky, Tolstoi e tutti gli altri autori. E mi piace, così mi piace in questo ordine. E adesso il problema è sistemare qua e soprattutto sistemare questi, che sono tutti quelli che ho tolto. Ma adesso con calma riusciamo a farlo. Comunque, parte Feltrinelli perché non ne ho altri, è stata sistemata qua in alto e mi piace molto. Poi, qui accanto ai libri di Feltrinelli vorrei metterci quelli di Bompiani perché io ne ho solo due, che sono Gli indifferenti di Moravia e Il nome della rosa di Eco, ma ho visto in vi metto qua. Ma ho visto in Mondadori che ci sono tantissimi altri libri che mi ispirano di Eco, sempre nelle
edizioni Bompiani e sono belli perché secondo me hanno delle belle copertine. Cioè questo non mi piace tanto, ma questo sì e gli altri ancora di più. E quindi adesso volevo un po' vedere. Poi questo libro è super usato perché mi era piaciuto tanto. Avevo dovuto leggerlo per la scuola, ma mi era veramente veramente piaciuto tanto. Quindi, nell'attesa che la collezione si allarghi, ho deciso di metterli di fianco a quelli Feltrinelli. E adesso poi alla fine del video vi farò vedere che libri ho deciso di vendere. Allora, cosa ho raggruppato alla fine in questo ripiano? Feltrinelli, Bompiani, poi i New Compton, anche detti mammuttini, e cane che abbaia. E poi ho deciso di mettere anche, che ho solo questi due, le edizioni della Garzanti, che sono Gogol, Taras Bulba e altri racconti di Mirgorod, e poi uno di Pirandello invece, che sono opere teatrali, sei personaggi in cerca d'autore, ciascuno a suo modo, questa sera si recita soggetto. Ho deciso di metterli qua e poi terrò questo della Neri Pozza, se non sbaglio, esatto, che è Le sette morti di Evelyn Hardcastle, perché anche della Neri Pozza ce ne sono alcuni che mi ispirano. E poi vabbè, qui abbiamo delle fotocopie dei libri. Quindi questo è il primo scaffale. Ovviamente questo è provvisorio, nel senso che finché le collezioni non si amplieranno staranno così. Qua sotto invece penso che sistemerò poco, perché abbiamo tutti quelli di Harry Potter, compreso La maledizione dell'erede. Poi abbiamo i due che facevano parte della saga Storia di una ladra di libri e Io sono il messaggero. E poi Fairy Oak, che ho scoperto che dovrebbe uscirne un altro di Fairy Oak e non so se acquistarlo o no, perché ovviamente mi erano piaciuti tantissimo, ma all'epoca ero veramente una ragazzina. E poi io avevo anche questi qua, che non riguardavano le due sorelle, ma riguardavano un po' il circondario, cioè ad esempio gli amici, però mi erano piaciuti anche questi qua. E poi secondo me hanno tutti delle copertine super super belle. Comunque, i scaffali per la divisione che vorrei fare, ho provato a dividere i libri di letteratura russa e non mi è piaciuta affatto la cosa. Allora, il cantare di Igor è questo Pratica editrice, ma penso che sia un libro veramente, adesso cerchiamo l'anno di stampa, ma non so quanti anni possa avere. Appunto, questo libro è stato stampato nel 1988 come prima edizione e nel 91 come terza, quindi comunque ha i suoi anni. Sono molto contenta di averlo preso, questo libro, dal libraccio. A volte si fanno delle belle scoperte. Non mi piaceva dividerli, quindi ho deciso di... Fa caldissimo. Ho deciso di raggrupparli non più per autore ma per casa editrice, ma tutti sullo stesso scaffale. Quindi poi abbiamo questi due libri di Tascabili Marsilio, che sono Il Baris Gadunov e Racconti di Pietroburgo. Abbiamo la sezione Bur con L'Evgenia Niegin, La donna di Picche, Veglia la fattoria presso di Kanka e I racconti di Chekhov. Poi abbiamo Oscar Mondadori con Le anime morte, Delitto e castigo e L'idiota. Poi abbiamo invece Einaudi, Il giocatore, Le notti bianche e Capolavori di Chekhov, Guerra e pace. E poi qua invece abbiamo un misto, nel senso che questi due, ecco appunto, Il dottor Zhivago e Il maestro e Margherita, li ho presi su delle bancarelle in Duomo. E Il maestro e Margherita è questo Crescere Edizioni che non mi piace per niente, ma costava 3 euro. Quindi penso che lo leggerò così, ma poi vorrei prendere l'edizione
Burdelax, così, perché c'è anche dei racconti di Pietro Bu. E poi invece il dottor Givago, come potete vedere c'è scritto la Biblioteca di Repubblica, perché l'ho pagato 1 euro ed è un'edizione, vedete, 900, che vendevano con la Repubblica. Dopo mi è venuta un po' la fissa delle edizioni, però comunque sono scritti bene e quindi li tengo, cioè non avrebbe senso buttarli via per andare a comprare un libro o venderli comunque per andare a comprare un libro che magari costa 20 euro. Comunque, queste due, poi per l'appunto queste due sono edizioni così randomiche, Adelphi con Nikolai Gogol, scritto da Nabokov, e poi invece Lolita, poi appunto queste due edizioni randomiche e anche queste altre due, perché questo è della UTET, che però non ho altri libri della UTET purtroppo, perché mi piacciono. Mentre questo qua era un libro introvabile l'anno scorso ed è di questa Besamucci, non saprei neanche come pronunciarlo. Comunque è un romanzo carino, è un po' cruento ma carino. E poi abbiamo ultimo ma non ultimo quello scritto in russo, quindi diciamo che queste sono un po' edizioni a caso, random, mentre qui sono più sistemate. Per quanto riguarda questo scaffale invece è un grande problema, perché devo farci stare Pastorale Americana che sto leggendo qui, ma sicuramente farò uno scaffale in Audi, quindi questi andranno nello scaffale in Audi. Poi vorrei fare uno scaffale Fazio Editore, perché appunto ho preso queste nuove uscite, ma adesso vediamo come sistemare tutto. Una cosa che invece non toccherò particolarmente, penso, abbiamo i libri di Ippocampo, che si amplierà la collezione adesso tra pochissimo. Oh mamma mia, non l'avevo realizzato, perché usciranno due nuove edizioni di cui vi farò il video, non vi dico però che titoli sono, anche perché se andate a cercare li trovate, vabbè. Poi abbiamo appunto questi della Burdelax, che vorrei comprarne altri, ma purtroppo essendo così diciamo curati costano parecchio. Poi qui abbiamo tutti gli Iperborea, di cui questo che sto leggendo, ed è per quello che ho appoggiato qua, non perché non ci sta. E poi qui invece abbiamo un po' di mix. Questo andrà nello scaffale in Audi, lo mettiamo qui. Questi andranno tutti nello scaffale in Audi e li mettiamo qui. E poi abbiamo due Adelphi. Perfetto, sono riuscita a sistemare questo scaffale con i libri belli. Quindi Ippocampo, Burdelax, Iperborea e Fazio Editore, perché secondo me hanno delle copertine stupende. E si andrà ad ampliarsi la collezione con questi, e con questi ovviamente questo spazio sarà riempito, però sono molto orgogliosa di questo scaffale, quindi questo l'abbiamo sistemato. E adesso dobbiamo cercare di fare uno scaffale in Audi, il che sarà un problema perché non c'è posto. Ok, allora, ho fatto un disastro perché non mi ci stavano come volevo io. Andrò a vedere se c'è qualcosa che non vogliamo più, ma dubito. Ho messo tutti i libri in Audi, ma ovviamente con lo spazio andrò a riempirlo con gli Adelphi. I Burr invece mi sono risolta nel mettere qui, quindi dove c'era tutta la parte d'inglese che andava benissimo, quindi fino a qui rimane parte inglese. Sarà un problema perché devo andare a prendere altri libri di lingua, ma non mi sono ancora usciti i programmi, quindi non so che libri sono. Però appena uscirà dovrò andare ad acquistarli, perché devo assolutamente iniziare a leggerli. Comunque, quello ci penseremo dopo. Mi sono risolta a mettere qui tutti quelli di Oscar Mondadori, perché finivo già con questi 4 che sono di Oscar Mondadori, quindi abbiamo 20.000 leghe sotto i mari, Senilità di Svevo, Lezioni americane, poi abbiamo L'uomo della sabbia di Hoffman, bellissimo secondo me, inquietante ma bellissimo, tutte le novelle di Verga,
La locandiera di Goldoni e a quello che vi dicevo Edipo Re, Edipo Colono e Antigone. Quindi per ora la disposizione è quella. Dovrò anche andare a prendere i libri di Russo, quindi quella parte rimane assolutamente vuota. Ho trovato il libro Bompiani in più che ho aggiunto qui. Questi, allora, i libri randomici di lingua non so se lasciarli qui a dire la verità, adesso vedo, ma sicuramente Burr e Adelphi vengono messi qui per ora. E temo che dovrò metterci anche altri libri perché altrimenti non ci stanno. Quindi adesso con molta pazienza farò una passata di tutti questi libri e poi nel caso alcuni li rimetterò lì, anche se non mi piace mischiare libri, diciamo, da grandi che sto leggendo ora, che ho letto adesso, e quelli quando leggevo da piccola. Però fa niente, al massimo sposto alcuni libri di lì, non volevo fare troppa confusione ma ormai l'ho fatta. E poi vi farò vedere il risultato finale di questa libreria e anche dell'altra, perché ovviamente nel frattempo tutti i libri che non volevo di qua li ho portati di là, ma l'altra è molto più confusionaria. Comunque ci riaggiorniamo tra poco. Sto guardando i libri che io e mia sorella leggevamo da piccole. Volevo farvene vedere alcuni, se vi possono interessare. Magari c'è qualche persona adulta con dei bambini a cui potrebbero interessare. Allora, uno è questo, L'uomo che piantava gli alberi. È cortissimo, infatti qua c'è scritto 54 pagine, ma io l'ho letto in francese perché Jean Genot è l'autore e l'ho letto alle superiori, L'homme qui plantait les arbres, e a me era piaciuto tanto. E secondo me in questo momento di crisi ambientale per i bambini potrebbe essere perfetto, perché comunque già gli si insegna qualcosa. Un altro che è sempre stato uno dei miei preferiti, penso di averlo letto a marea di volte quando ero piccola, è questo di Daniel Pennac, L'occhio del lupo. Secondo me stupendo, racconta la storia di questo lupo tenuto in cattività e un ragazzino, sempre guardando appunto il suo occhio, vede tutta la sua storia, quindi da quando era libero a quando poi viene catturato e tenuto in cattività nello zoo. E anche secondo me questo qua è bellissimo. Sono tutti libri che comunque ad un bambino fanno pensare, nonostante appunto siano dei racconti, però secondo me è importante partire ovviamente con delle cose soft, però di sensibilizzazione, quindi questo sull'ambiente e questo sugli animali. E poi invece ce n'è un altro, questo non so dove potreste recuperarlo, a dire la verità, Storia di un burattino che tra lattine e bottiglie diventò bambino, quindi la storia di Pinocchio, ma fatta con i rifiuti. E anche questo sensibilizza tantissimo sullo spreco, no? E questo ce l'abbiamo veramente da tanti tanti anni, perché questo sono sicura che non fosse mio, quindi è di mia sorella che ha 8 anni più di me. E questo anche, mentre questo qua l'avevo comprato io alle elementari, però nonostante questo sono passati un bel po' di anni. E questo qua appunto di Pinocchio è bellissimo perché vedete all'interno della pancia della balena ci sono le lattine, quindi l'inquinamento dei mari, la fata è fatta con una lattina, e no, è veramente veramente bello. Il gatto e la volpe sono due rifiuti marci, quindi secondo me è molto bello. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, con molta fatica, ma ce l'abbiamo fatta, perché non sapevo dove mettere i libri per ragazzi / bambini, però sono più o meno riuscita a sistemare tutto, non come avrei voluto, ma fa niente, lo spazio è quello che è, quindi va bene così. Ricapitoliamo: tutti i libri di letteratura russa messi per casa editrice, libri di inglese messi per casa editrice, eccetto questi, che sono quelli di Oscar Mondadori, che poi penso finiranno là sotto, ma con calma. Parte universitaria, parte dei libri belli da riempire con lo spazietto, ma appena usciranno i due nuovi di Ippocampo lo spazio sarà riempito. Poi parte Enaudi,
Einaudi va fino a qui, quindi tutta questa prima parte. Poi abbiamo la parte di Bur, che sono questi due, ad Elfi. Poi qua ho dovuto per forza metterci dei libri per bambini, se no non ci stavano. Quindi abbiamo quelli della Salani, questi due, questi che sono delle edizioni un pochino più particolari, quindi Storia della Buonanotte per Bambini Ribelli 1 e 2 e Obscura, e poi tutte le guide della Lonely Planet. Qua sotto non ho toccato niente, dizionari, qui non ho toccato nulla, qui ci ho messo alcuni libri per bambini che sono questi qua, qua non ho toccato nulla, libri di cucina lasciati tutti come erano, questo è lo scaffale più incasinato, ahimè, i manuali sono rimasti qui perché altrimenti di là mi vanno ad intasare troppo, qua ho messo tutti i libri in lingua francese e tedesca e qui ho per forza dovuto mettere i libri dei bambini un po' a caso perché sennò non ci stavano. Questo scaffale ve l'ho fatto vedere e anche qui abbiamo libri Feltrinelli, Bompiani, Mammut, Garzanti e Neri Pozza. Poi alcuni scaffali sicuramente andranno a riempirsi, prima cercherò di leggere quelli che ho acquistato, quelli che ancora non ho letto, e poi abbiamo questi qua che non so assolutamente dove mettere. Questi sei libri andranno tutti nel ripiano in alto, dove ci sono anche quelli di Feltrinelli, giusto per toglierli dal mezzo, ma non so veramente quelli dove metterli, quindi resteranno lì. Questa piccola libreria è andata a finire così, quindi qui tutti i libri di lingua che non si toccano, qui libri per bambini ho riempito il ripiano, questi li ho messi qui, qui ho stra riempito il ripiano di libri per bambini, uno è finito anche lì sotto perché altrimenti non ci sta. Mentre per quanto riguarda i libri che ho deciso di vendere, sono tutti qua dentro nella borsa di libraccio. Quanto pesano? Per la maggior parte sono appunto libri che per bambini che non usiamo più. Piccoli brividi. Poi abbiamo questo di Snoopy Charlie Brown. Questi qua che sono 100 giochi per ridere. Della Litizzetto, la Yolanda Furiosa. E poi invece abbiamo deciso di vendere io e mia sorella dei libri, quelli scolastici in lingua che ti davano da leggere medie, inizio superiori, che però non ce ne facciamo più nulla, ovvero Jean Valjean in francese. Questi sono tutti muniti di CD, noi non li abbiamo mai persi, quindi spero me li prendano, però questo addirittura è in lire, quindi non so, perché poi ovviamente i libri cambiano, le edizioni cambiano, però io ci provo. Poi abbiamo La clé sur la porte, Léo Fiel, Poursuite dans Paris, Marine en secret, Une star en danger, tremendo, e questo addirittura è di tedesco, no? Erich ist verschwunden. Quindi ragazzi, questo video sarà eterno, lunghissimo, però io spero vi sia piaciuto. Io ho fatto strafatica perché ho iniziato 2 ore fa, quindi questo video sarà una minuscola parte di tutto quello che io ho messo a posto, però ecco, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto vedere un po' la mia libreria. Ho visto tantissimo che il video scorso sul bookshelf tour vi è piaciuto tanto, quindi ho pensato di farne un altro dove appunto mettevo a posto perché era necessario. E io come al solito vi lascio qua sotto le mie pagine Instagram e noi ci vediamo alla prossima, ciao!